dicendo anche, anche se la data non è definitiva, che con la famiglia Giovanni pensiamo di fare un ricordo di vita, ma nel frattempo la settimana scorsa con la benvenuta la delibera di ristorazione del largo sulla Praia, largo sulla Largo San Nicola, a Vito Maro Giovanni, ora si ricorda del Vito, con una probabilità nell'ultima settimana di maggio per arrivare al 25, e il Vito lunedì 25 maggio, sto aspettando la risposta della famiglia, che questo lunedì è libero in casa della consigliata, e dove abbiamo anche ospitato per l'ultima volta, l'ultimo saluto al Vito, sarà bello anche dare un saluto alla sua opera, quindi sicuramente sarà una serata bellissima, sono certa che ci sarete. Come da inizio non ricordo pensiero a tutti i presenti, perché sono pensieri che sono rivolti all'infanzia, quindi ho piacere di regalarvi un libro che è fatto dai ragazzi, fatto dai ragazzi delle scuole del quartiere Mazzotella, alla scoperta della Valle Orientale, e quindi finalmente ci sono delle scuole che fanno un po' quello che ha fatto felice da bambino, che girava con, per Bari Vecchia registrando queste filantropiche che adesso sono insieme e usano le varie forme comunicative, il disegno, sono un paese, abbiamo parlato della stessa dimestichezza che abbiamo con le lingue, è un paese dove con facilità si dice non so fare il conto, non so disegnare, ma in realtà non esiste solo lo scrivere, esistono anche tutte le arti e per fortuna ci sono delle scuole in cui questo le nostre insegnanti l'hanno capito. Quindi questo per ciascuno dei nostri relatori, grazie veramente sincero per essere stati qui, ma voi sapete che tradizione è qui anche dall'articolo pensiero agli altri amici, che se sono bravi e non siano un po' il cestino, c'è una versione del libro che è dedicata agli animali. E qui dentro ci sono tanti animaletti, sono fatti da ragazzi speciali, quelli che sono seguiti dalla cooperativa Cenis, quindi ci sono delle animaletti di ceramica bianco rossa, vi ricordo perché il 4 maggio era una giornata importante, perché forse finiremo il seminario e vedremo una partita cruciale della nostra squadra bianco rossa, quindi potrebbe essere, noi lo speriamo, così poi ringraziamo la grande San Nicola, altrimenti aspetteremo pazientemente la settimana prossima. Sono degli animaletti di buon augurio come quelli che sono dedicati alle filantropie di Arredo al Giovine. Io sono sicura che vi sarebbe piaciuta la presentazione che abbiamo fatto oggi del libro, perché Alfredo nella traversa dice che vi sarebbe piaciuto aggiungere la musica, avrebbe voluto probabilmente concludere con un pentagramma e qualche cosa per accompagnare, ma poi dice che è stato complicato e non l'ho fatto. Noi l'abbiamo fatto da sera, dalla voce dei nostri splendidi lettori e anche dal pubblico. Quindi grazie davvero di cuore, e passato senza scegliere, pensate un animaletto, porta fortuna. Grazie. Un particolare.